Buongiorno a tutti, oggi faccio una piccola recensione di questa idropulitrice. Già da qualche anno che l'ho acquistata, ci avrà un annetto barra due, ma la trovate ancora in commercio. È una Lavor, è italiana, marco italiano, 130 bar, 1800 watt e devo dire che funziona bene. C'ha i suoi oggetti corredi, diciamo, per lavare le piastrelle, prolunga lo shampoo per la macchina. Io l'ho usata anche per lavare le scale qua, avendo delle scale in serizio qui come in pietra, fanno la muffa e l'ideale è proprio la lancia per tirare via l'incrostazione. E cosa dire, ne vale la pena comprare una lancia? Sicuramente sì. Ah, accendi un po', voglio far vedere. No, non è accesa. Ecco, non ha un gran getto, però il suo lavoro lo fa. Comunque, la macchina la lava bene, si può usare anche l'acqua calda e soprattutto si fanno questi lavori qua. Si toglie la muffa dal cristallino. Senza usare prodotti chimici che costano anche. Questo toglie la muffa. Tutte le presenze di nero, di sporco. Una volta all'anno rende presentabile la scala. Faccio solo vedere. Intanto li sto anche lavando io. Diciamo che con un paio di passate, poi vedete, questa è la praticità di questa macchina. Senza nessun tipo di chimica lavate le vostre scale, i vostri terrazzi. Niente, questa impugnatura è abbastanza comoda, però c'è solo da fare attenzione agli OR che ci sono dentro qua, in questa parte qui, si sono facili da rompere. Però se li mettete su un po' di olio, li tenete ingrassati, non dovreste avere nessun problema. Il risparmio ce l'avete perché se andate a lavare la vostra macchina ogni volta all'autolavaggio, logicamente ci vuole una presa di casa dall'acqua. Io l'ho fatta, io ho tirato un tubo che arriva da un'altra parte della casa. Mi sono fatto un tubo esterno di PVC, di plastica, e questo è il rubinetto, va dentro agganciato con il suo attacco rapido e basta, tutto lì. Ah, l'accortezza è prima di spegnerla, di svuotarla, far andare giù la pressione, in modo che dal motore rimanga meno acqua possibile dentro. Poi, particolari cose, penso che ogni tanto bisognerebbe mettere nell'aspirazione dell'acqua un po' di olio per lubrificare le valvoline dentro e fargli fare qualche giro così. Non c'è scritto da nessuna parte, però è bene farlo, secondo me. E via, tutto qui. Questa è l'idropulitrice. Se la trovate, me la lascia nei commenti. Scusate, ma ho un raffreddore stagionale che mi impedisce di parlare bene. La trovate qua sotto nella descrizione del video, il link se volete comprarla, partecipate a dare qualcosa al mio canale, così fate anche contento me. Saluto a tutti, ciao ragazzi, mio figlio va avanti a pulire la macchina, ci vediamo alla prossima, compratevi una bella idropulitrice. Con il nuovo oggetto della nuova recensione. Eh sì, l'aspirapolvere Parkside, prossima volta.
Ciao a tutti, grazie, ciao ciao, alla prossima.